Siamo lodati Gesù e Maria. Senti. La liturgia di questa quinta domenica di Pasqua, fratelli e sorelle carissime, è molto bella e molto ricca. Io spero che il Signore brevemente mi consenta di condividere con voi alcune suggestioni, soprattutto dal Vangelo e dalla seconda lettura. Ricordiamo sempre che siamo in ascolto dell'Evangelista San Giovanni. San Giovanni, sapete che è rappresentato come simbolo dall'aquila. Sapete che l'aquila è l'unico uccello che è capace di guardare il sole fisso. Noi non siamo capaci, senza rimanerne abbagliato. Quindi che significa simbolicamente? Che San Giovanni ha conosciuto molto del Verbo incarnato, ha conosciuto molto di Dio e molto della verità, per cui vola. Sapete che l'aquila vola anche su vette molto alte, abita su monti molto alti. Quindi San Giovanni ci porta molto in alto. Sapete che si legge nel tempo di Pasqua, perché l'Evangelista San Giovanni era chiamato anticamente, nella tradizione, il Vangelo della fede adulta, cioè di quelli che già hanno cominciato seriamente a camminare dietro il Signore, no? Per farli volare, andare sempre più in alto. Partiamo dal Vangelo, vediamo un attimino la prima parte. Cosa significa che ogni intralcio che non porta frutto lo taglia e ogni intralcio che porta frutto il meno pota, perché porta più frutto il Padre? Allora, noi abbiamo l'immagine di Gesù. Gesù è la vite. Noi siamo in confronto a Gesù come un intralcio rispetto alla vite. La prima cosa è, se tu non stai unito a Gesù, non c'è nessuna possibilità che tu faccia niente di buono. Gesù non dice, ho scritto pure nel bollettino, senza di me potete fare poche cose. No, no, senza di me non potete fare nulla. Verrà sottinteso tra parentesi, nulla di buono. Cioè tutto quello che fate è o indifferente o molto imperfetto oppure cattivo. Non ci stanno scampi, perché sono cose fatte da poveri uomini quali non siamo. Ora, voi sapete che Gesù ci dà la possibilità di vivere in estati con Lui. Se io vi dovessi chiedere qual è il momento in cui, cioè proprio questo innesto si realizza nella forma più alta, qual è? È facile, no? Quando facciamo la comunione, lì siamo proprio non più due, ma una cosa sola. E attenzione, dire bisogna votarlo perché porti più frutto vuol dire che la vita con Gesù, questo vale per me, per il nostro caro Santo Padre Francesco, per tutti, frati, suore, semplici fedeli, il cammino con Gesù è un cammino progressivo, cioè tu vuoi giungere fino al punto di seccarti se ti stacchi da Gesù e allora vieni tagliato, sei preciso, oppure vuoi rimanere sempre più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, migliorare continuamente di giorno in giorno. Ecco perché la conversione è un cammino che non finisce mai. Non c'è nessuno che è tanto perfetto sulla terra da non poter diventare un pochino più perfetto. Voi sapete che anche la Madonna, che era la perfettissima, non si sa come, perché solo lei lo sa, ma ogni giorno andava ancora più in alto. Non si sa com'è, perché già da bambina stava su pette che non c'era nessuno. Ecco, secondo la tradizione, sapete che la Madonna è campata 72 anni, sono tanti 72 anni, e ogni giorno ha continuato a volare sempre più in alto, lei che era tutta santa, era tutta pura. Quindi c'è questo cammino progressivo che dipende dal nostro grado di unione con Gesù, che va coltivato. Ora, il sacramento dell'Eucaristia è il punto più importante, ma voi sapete che è anche, come dire, il punto culminante di tutto un lavoro di vita di unione con Gesù, che viene prima dell'Eucaristia. Altrimenti, voi sapete che molta gente si fa queste domande: ma come mai? E a volte se lo sono fatti anche alcuni autori, diciamo, laici, polemici, ma come mai? Molti cristiani cattolici vanno a messa, se fanno la comunione e tutte queste grandi virtù non si vedono. Se lo chiede molta gente, che succede? Non funziona la comunione. Ma come, la comunione non è la presenza di Gesù in persona. E come mai che non diventiamo tutti santi? Potremmo diventare tutti quanti no santi, super santi, ci facciamo la comunione, ci abbiamo dentro di noi la vita di Gesù. E come mai c'è qualcosa che non funziona? Che significa? Significa che questo, da un punto di vista sacramentale, è il top. Però la Chiesa insegna, ricordiamolo sempre, non lo dimenticate mai, anche se è un linguaggio un po' tecnico, i sacramenti funzionano dentro di noi a seconda delle nostre disposizioni. Vi faccio un esempio.
Voi sapete che con l'argilla si fanno i vasi, giusto? Però l'argilla è pasta molle, che il vasaio la prende e la plasma come gli pare. Secondo voi, se l'argilla giunge allo stato solido, quindi in una fase cave, il vasaio può modellare un vaso? No, non è che non è buono un vasaio, ma l'argilla non è più flessibile, capite? Non è più malleabile, e quindi se lo metto pure il vasaio più grande del mondo, ma quell'argilla non viene lavorata. Così siamo noi. Voi sapete, la Chiesa per esempio ci avverte, no? Per quanto riguarda la comunione. Se tu ti fai la comunione, questo ci hanno insegnato al catechismo, ma oggi guarda che molta gente se lo deve ricordare, Perché a me tante volte da parroco sono venuto a dire, secondo me, tu lo sai, guarda che non si è fatto la comunione, quello non va a chiesa da 20 anni, e sicuramente si è confessato, quell'altro si è fatto la comunione, e che ne so, divorziato e risposato, le famose cose di oggi, a destra e a sinistra. Se una persona che ci insegna che si fa la comunione in queste condizioni, che succede? Non solo che non gli fa niente di buono, ma gli fa molto di male. Ha voglia di, ma non me ne importa niente, io mi sento di fare una comunione e vado. Quello che mi sforzo di far capire alle persone è che non dipende da quello che tu pensi, questo funziona così. Cioè la comunione fatta quando uno sta in grazia, io dico sempre, è come se tu dai lo zucchero a un diabetico. Se tu non lo zucchero a un diabetico, uno l'ammazzi, ma non è che l'ammazzi perché lo zucchero ammazza, lo ammazza perché è diabetico, il diabetico lo zucchero lo mangia, capite? A meno che lo stia tranquillo, d'accordo, stia in un momento tranquillo e con moderazione lo può prendere. Ora però non c'è soltanto uno stato di grazia, c'è anche un lavoro ancora più profondo, che è proprio descritto da Gesù nel termine rimanete in me e io in voi. Capite che rimanere vuol dire anzitutto io già ci sono stato, ci sono già andato da Gesù, l'ho già riconosciuto, e poi scelgo di viverci dentro, cioè di sostare, di stare con lui. Quando è che si realizza questa cosa? Sapete quando? Quando impariamo un po' a pregare. E che significa pregare? Adesso arrivo a questo linguaggio. Pregare non significa soltanto recitare un po' di preghiere, che è una cosa importante. Prima della messa abbiamo letto il rosario, la domenica cerco sempre di dirlo per prepararmi un po' anche, no? Durante il mese di maggio diremo tanti rosari detti insieme. È una preghiera fondamentale, questa è la base della nostra preghiera, è importantissima ed è imprescindibile, d'accordo? Perché la preghiera vocale serve a relazionarci con Dio, a chiedergli tante grazie e ad ottenerle, quindi questa è la base. Ma la preghiera non è solo questo. Cosa dice Gesù? Attenzione, cosa dice anche la seconda lettura, no? Le mie parole rimangono in voi, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi. Allora, sapete che pregare, dice Santa Teresa, è instaurare un dialogo intimo e personale con Gesù. Attenzione, quando noi dialoghiamo, perché noi molte volte monologhiamo quando parliamo con le altre persone, cioè le facciamo una testa così, perché le altre persone devono stare a sentire a noi, dopo quello che dico io, ma io non ascolto il prossimo, capite? Nel dialogo che succede? Ti ascolto, accolgo quello che dici, e poi ti parlo, tu mi ascolti e mi rispondi. Questo è il dialogo. Allora, che cos'è la preghiera profonda? Perché mi metto in ascolto di Gesù, della sua parola. Come faccio a fare questo? Devo innanzitutto imparare a fare un pochino di silenzio, devo anche imparare proprio materialmente a prendere un Vangelo in mano. E se non me la sento di prendere il Vangelo in mano, per esempio un momento di ascolto mediato, questo qui non immediato, è anche questo che state vivendo. Io sto parlando non a nome, io sto parlando a nome di Gesù, per cui si spera, lo auspico, che il nostro Signore mi aiuti un po' a parlare a voi di Lui. E quindi già questo è un momento di ascolto. Però un momento di ascolto che poi richiede una risposta. Noi sappiamo parlare con Gesù, provate a pensarci, ci parli mai con Gesù nel tuo intimo, cuore a cuore, non 2 minuti tanto per dire perché te, mi serve che mi fai fa pace a mio figlio con tizio, mi serve che mi fai trovare lavoro a mia nuora, tutte queste cose per carità importanti della nostra vita presente, ma io ci ho mai parlato con Gesù, punto interrogativo, profondamente. Senza questo tutto quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo si dissolve, perché non c'è una vita viva, capite?
l'immagine del traccio innestato nella vita e della linfa vitale che scorre tra vita e traccia è proprio questo. Allora, ascoltare Gesù, imparare a dialogare con Gesù. C'è un'altra cosa molto importante. Voi sapete qual è un posto dove dobbiamo assolutamente imparare ad ascoltare la voce di Dio? E qui passo alla seconda lettura e passo e chiudo. Attenzione, c'è il foglietto per cui volete riseguire. Queste sono parole fondamentalissime. Dopo la prima esortazione, al secondo capoverso, San Giovanni dice: in questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Attenzione, carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Gesù nel Vangelo dice cose simili: se rimanete in me e le parole vanno a voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Allora, cosa vuol dire imparare ad ascoltare il nostro cuore? Voi lo sapete tutti quanti che il primo posto dove ci parla Dio, dobbiamo imparare ad ascoltarlo, perché quasi nessuno lo ascolta, è il nostro cuore, è dentro la tua coscienza. E voi sapete che la Chiesa ha da sempre insegnato che quando la tua coscienza ti parla, andare contro la coscienza è peccato, anche se la tua coscienza non fosse perfettamente formata. Allora io vi parlo per esperienze da sacerdote. Io ricevo centinaia di mail, parlo con un sacco di persone, eccetera eccetera, no? Molta gente, sapete che fa? Sente che nel cuore sta un po' agitata, perché il Signore gli sta dicendo: guarda, per esempio, questa cosa non la devi fare perché non va bene, peccato. E allora cominciano a cercare qualcuno che liberi, scaricando la responsabilità. Capite? Che devo fare? Così, attenzione, tu gli dici: fai questo o non fare quest'altro, e come dire, pedissequamente, senza interiorizzare il valore, lo fanno, scaricando la propria responsabilità. Ma non si fa così, perché il Signore te lo sta già dicendo dentro il cuore quello che stai facendo. Ti dà una bella calmata, lo devi ascoltare, perché tu potresti anche trovare magari un ministro di Dio che non capisce bene il tuo problema e ti dice esattamente il contrario di quello che ti sta dicendo Dio nel cuore, non perché è cattivo, ma perché magari non ha capito bene, perché le cose che accadono dentro di noi non sempre sono perfettamente comunicabili. Tu fai quello che ti ha detto il prete che non ha capito bene e pensi di stare tranquillo, però tu devi rimanere inquieto, perché Dio ti parla dentro. Ora bisogna fare attenzione, perché questa voce del nostro cuore, che è una voce divina, voi sapete che Dio ha un rispetto e una delicatezza infinita. Dio, guardate, a nessuno di voi mai questo lo fa. Quando vedete qualcuno, questo lo fanno per esempio nelle sette, voi sapete che nelle sette ci sono dei meccanismi terrificanti di lavaggio del cervello, di violenza psicologica terribile nelle persone. Dio non fa mai cose di questo genere. Dio parla sempre delicatamente nel cuore, se si fa capire, ma se tu lo vuoi tacitare, la voce della coscienza si tacita e tu consigli a fare quello che vuoi. La stragrande maggioranza degli esseri umani, purtroppo, trascorre la vita e arriva a 60-70 anni che non ha mai ascoltato bene la voce del proprio cuore, mai. Sempre a fare un sacco di cose, sempre a tacitare tutti quanti i richiami piccoli. Poi quando saremo morti, il nostro Signore ci farà vedere tutte quante queste cose: guarda figlio mio, ho cercato di aiutarti in questa situazione, di darti questo consiglio, di mandarti questa ispirazione. Tu non mi hai mai dato 30 secondi di udienza, mai. Se non ci fermiamo, capite? E che cosa? E se tu ascolti quello che dice Dio nel cuore e lo fai, sapete che succede? Trovati. Ti scende una pace interiore che non hai mai vissuto in vita tua, mai, mai. Quando tu ti viene un'idea e anche se ti sembra un pochino impegnativa, la fai, può essere anche difficile farla, provi e poi, ecco, vuol dire che per una volta, forse in vita tua, hai ascoltato bene la voce del tuo cuore, dove ti parla Dio. L'ultima lezione di catechismo degli adulti che abbiamo fatto, qualcuno rimane esterrefatto di questa cosa. Io ho fatto questa domanda, stavo parlando chiaramente di roba di magistero della Chiesa, di secondo capitolo della Lumen Gentium. Lo dico anche a voi: ma secondo voi, no? Un musulmano
uno che è nato in Arabia Saudita, non sa neanche cosa sia il Vangelo. I genitori gli hanno sempre insegnato che noi siamo gli infedeli, queste cose qui, no? È vissuto in questa cultura, d'accordo? È automaticamente condannato all'inferno, secondo voi? Ma sto povero disgraziato, che peccati ha fatto essere nato in Arabia Saudita? Io mi chiedo sempre, no? Ma io che merito ce l'ho che sono nato in Italia, a Latina, da una famiglia cristiana, che mi hanno insegnato la fede, mi hanno portato al catechismo? Voi pensate che se io fossi nato in Arabia Saudita sarei diventato prete? No! E che colpa ce l'avrei avuto? Mica me li sono scelti io, mio padre e mia madre. Mica ci ho messo il merito di essere nato a Latina e non essere nato a, come si chiama, a Addis Abeba, in qualche posto dove ci stanno, capite? E quel poveraccio che colpa c'è? Come farà quello lì a non andare all'inferno? Perché guardate che alla fine della vita, sì, c'è stato il purgatorio, ma alla fine della storia ci stanno due posti che rimangono, eh? Il paradiso e l'inferno. O si va da una parte o si va da un'altra. E quel poveraccio come fa? Sapete cosa gli chiederà quel poveraccio? Perché il nostro Signore al cuore di quel poveraccio, pure se stai in una religione imperfetta, non completa, come noi sappiamo nel rispetto di chi la professa essere, perché Gesù la pienezza della verità, però c'è quello che Dio ha creato, non l'abbandona. Quindi gli parla nel cuore, gli dirà, figlio mio, non dà uno scanassone senza motivo a quella persona. Perché non si fa? Non andare a rubare la moglie di quel poveraccio che gli vuole tanto bene, queste piccole cose. Se lui è una persona retta e nella sua vita ascolta questi richiami del cuore, quello all'inferno non ci va. Perché il Signore lo giudicherà in base a quello, perché lui non ha altro modo per conoscere l'autentica parola di Dio, vera e perfetta, che questo. Noi che siamo dentro la Chiesa Cattolica, c'era Bragardi che diceva, sono affari nostri, perché noi abbiamo la voce del cuore, abbiamo la Vangelo, la parola di Dio, il magistero della Chiesa, la testimonianza dei Santi, a ogni roba che abbiamo, siamo bombardati. Quindi, attenzione, se non ascoltiamo noi, come dice Gesù, a chi molto può dare, molto sarà chiesto, capite? Quindi è un processo che dobbiamo imparare, noi abbiamo questa grazia immensa che potremmo veramente sapere tutte le cose. Guarda, se no abbiamo fiducia in Dio, sappiamo già tutto, d'accordo? Tranquilli, l'importante è che camminiamo in apertura di cuore, impariamo a dialogare con Gesù e la preghiera profonda, impariamo a entrare in noi stessi e ascoltare la voce del cuore con attenzione. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti all'inizio di questo mese di maggio a, come dire, ravvivare, rafforzare il nostro legame con lei e per mezzo di lei con il nostro Signore Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.